Eccoci qui, siamo in diretta. Buonasera a tutti, grazie di essere qui con noi. Buonasera a Maurizio Ponticello, presidente di Napoli Noir e autore di Marzia Basile, Mondadori. Ciao, buonasera, buonasera Paolo, buonasera a tutti. Grazie ad Anna Silvia Angelini, che ha pubblicato con Bertoni Editore un libro sulla violenza sulle donne, e altrettanto, è il tema di cui parliamo stasera, Adriana Assini, che ha parlato di Giulia Tofana. Adesso entriamo nel dettaglio di tutto quello di cui si è parlato e di quello di cui c'è ancora da parlare, viste le condizioni che leggiamo sui giornali. Allora, innanzitutto, quindi bentrovati, grazie di essere con noi, come dicevamo, e vorrei chiedere subito al presidente di Napoli Noir, Maurizio Ponticello, Marzia Basile, una donna del 1600 ancora attuale. Vorremmo capire perché e purtroppo perché. Marzia Basile è attualissima perché nonostante sia una donna vissuta oltre 400 anni fa, riesce a mantenere un'attualità sconvolgente e non soltanto per la sua storia personale. Lei è una donna bambina, una ragazza, una sposa bambina, non ha neanche 12 anni quando viene data in matrimonio a un personaggio un po' losco che poi sarà il suo boia, se vogliamo, il boia della sua vita, che è Don Muzio Guarnieri, un personaggio che ha a che fare con la corte del viceregno spagnolo e quindi la impalma, che non ha neanche 12 anni, con tutti i problemi che conseguono, perché tra l'altro noi spesso ascoltiamo di storie del genere, ma non ci rendiamo conto effettivamente di cosa sia. Quello è uno stupro, è un atto anche pedofilo perché è una bambina di sotto i 12 anni. L'attualità di Marzia non è soltanto quindi nelle violenze che subisce, ma anche nella sua capacità di reagire e di non mollare mai, tanto da essere diventata negli ultimi tempi un po' un modello positivo di una donna che subisce ma che non molla fino all'ultimo, una volta perché deve difendere le proprie figlie, un'altra volta per se stessa, poi una donna che è costretta dal periodo storico a nascondere anche il fatto che lei è capace di leggere e di scrivere. Insomma, è una donna che per tantissimi versi è attuale. È attuale nel suo modo di pensare, nel suo modo di essere, nel suo modo di affrontare le cose, oltre ai disagi che non sono mai cambiati. I disagi di una donna nel Seicento sono sicuramente mutati per certe cose, ma nella sostanza no. Vittima quindi da una parte anche diciamo, del potere, del governo, del sistema, della religione, della mentalità. Di un patriarcato derivato dal Concilio Tridentino, quindi siamo in pieno periodo di controriforma, quindi anche di inquisizione. E, insomma, lei ha tantissimi motivi per essere attuale ed è una cosa in cui diciamo, mi piace ricordare che spesso sono i lettori che si riconoscono in lei e che dicono che Marzia è attualissima, pur restando ovviamente totalmente una donna del Seicento, perché ho voluto inserirla nel suo tempo, non ho voluto farne un'eroina moderna. È un'eroina, ma è un'eroina del Seicento che vale ancora oggi, non tanto diversa come potenza diciamo, di comunicazione da una Jeanne d'Arc o da personaggi di questo calibro. Maurizio, perché ne stiamo ancora parlando? Perché dal 600 ad oggi la lezione di Marzia Basile e di quello come lei non ci è arrivata abbastanza in profondità? Ma innanzitutto Marzia Basile è doppiamente vittima, perché non è soltanto la vittima del suo tempo, come abbiamo raccontato, ma è vittima anche di un certo moralismo, di un certo perbenismo del tardo Ottocento, perché la sua storia era famosissima fino a un certo punto dell'Ottocento, poi è stata censurata. Quando dico famosa vuol dire che era tratta da un poemetto di Giovanni della Carrettola. Un poeta dialettale minore, considerato un dialettale minore, una specie di poeta girovago, un cantastorie, che raccoglie probabilmente
anzi quasi sicuramente fu testimone della sua vita e anche amico, tant'è che nel mio libro diventa un protagonista, uno dei protagonisti. Praticamente quando nell'Ottocento personaggi del calibro di Charles Dickens da Londra e Benedetto Croce da Napoli, il grande storico filosofo, reputano la sua storia robaccia, effettivamente l'hanno censurata e lei diventa vittima per una seconda volta, pur sapendo, non tanto Dickens quanto Croce, pur sapendo che la sua era una storia autentica, quindi non era un personaggio letterario. Finito nelle cronache di Charles Dickens a Londra come la letteratura lazzarona. Quindi lei è una vittima due volte, ne stiamo parlando perché alla fine non è cambiato nulla e quindi la sua storia resuscitata, morta più volte, oggi riprende a camminare con noi e diventa uno dei simboli. Adriana Assini, autrice, dicevamo del volume su Giulia Tofana, che ha avuto una storia non proprio uguale, ma parallela a quella di cui abbiamo parlato, no? Di Marzia Basile. Una donna che aveva bisogno di difendersi, che conosceva altre donne che avevano bisogno di difendersi e che ha trovato una sua strada per farlo. Una strada estrema, probabilmente, adesso ci racconterai, ma era un modo per dire che poi di violenza sulle donne non si può soltanto parlare, bisogna anche agire, a volte forse nel modo sbagliato, se vogliamo, questo sarai tu a dircelo. E tuttavia, quando c'è bisogno di intervenire perché c'è il problema della violenza, l'azione diventa la parte principale. Sì, Giulia Tofana è un personaggio molto particolare perché nasce nel malfamato quartiere del Patileto alla fine del Cinquecento e non è orfana sia di madre che di padre, e per vivere esercita il mestiere più antico del mondo. È molto bella, analfabeta, poverissima e però ingegnosa. E siccome i suoi traffici illeciti si svolgono anche nei conventi, perché all'epoca i preti avevano anche questa possibilità di infrangere i loro voti con le prostitute, e lei andava in un vicino convento, il Patileto, e si faceva rifornire dai frati compiacenti di alcune sostanze, di alcune polveri come il limonio, come l'arsenico, e faceva degli esperimenti che appunto provava sugli animali. Alla fine di questi esperimenti lei trova la formula per cui poi è diventata famosa, tuttora nell'Enciclopedia Treccani si parla di lei come inventrice del famosissimo veleno, l'acqua tofana. E che cosa fa con questo veleno che appunto ha trovato la formula perfetta per l'epoca, perché all'epoca ricordiamo che non c'era l'autopsia ai fini polizieschi, di indagine, no? E quindi somministrato secondo le indicazioni che forniva lei, nessuno si accorgeva che appunto c'era stata questa morte per avvelenamento. Dapprima, mentre vive a Palermo, lo vende a chi glielo chiede, poi passa perché ha un amante vero. Segue questo prete a Roma, che vuole fare, il prete vuole fare carriera ecclesiastica in Vaticano, lei lo segue e qui cambia qualcosa, prende coscienza che chi ha più bisogno delle sue fiaschette, della sua formula micidiale, sono le donne che come lei hanno subito violenza e continuano a subirne, e appunto, come diceva l'autore prima di me, vengono sposate giovanissime a uomini molto più grandi di loro e sono considerate come animali. Quindi anche la legge che è scritta dagli uomini per gli uomini e che appunto sacrifica sempre le donne, tuttora
insomma, potremmo lamentarci, no? Di come è blanda la legge nei confronti degli autori di stupri e di femminicidi. E figuriamoci allora. Quindi lei si fa paladina di giustizia, lei prende coscienza che può fare del bene alle altre donne e il suo veleno lo venderà solo a loro. E saranno un numero decisamente importante, che fa riflettere su come poi le donne a un certo punto hanno reagito. Hanno reagito ed è interessante secondo me, perché sono un numero veramente impressionante, le donne che sono ricorse al veleno di Giulia Tucana e che quindi l'hanno utilizzato sui mariti. Il dato interessante è che nel 600 la religione aveva un peso enorme ancora, no? La paura del castigo celeste, la paura dell'inferno, e nello stesso tempo sulla terra c'era il tribunale dell'Inquisizione, quindi due spauracchi niente male, no? E queste donne superano la paura sia dell'uno che dell'altro, pensate in che condizioni potevano vivere per poter arrivare a una tale ribellione che le porta a decidere di uccidere i loro mariti. Quindi, come dice, il pericolo immediato che temono fa più paura del pericolo della morte nell'aldilà. Sì, perché quello almeno è certo, il pericolo reale è certo, dell'aldilà non c'è certezza. Adriana, non potendo consigliare l'omicidio premeditato su questo canale, che lezione possiamo dire che ci insegni Giulia Tofana, la sua storia, la sua vita? Sicuramente la storia delle donne che aderiscono al progetto, chiamiamolo così, di Giulia Tofana ci insegnano per esempio la solidarietà fra donne, perché immaginate, lei non poteva mica mettere l'annuncio pubblicitario, no? Che vendeva il veleno, quindi era un passaparola fra donne, fra amiche, fra conoscenti, fra vicini di casa, ma questo significava avere una fiducia totale nella persona a cui si confidava questo segreto, perché nel consigliare il veleno di Giulia voleva dire che l'avevi già utilizzato tu per il tuo consorte, e se la persona a cui lo confidavi poi ci ripensava, si faceva venire uno scrupolo all'ultimo momento, oppure interveniva una lite e voleva vendicarsi, eccetera, era pericolosissimo. E invece le donne hanno superato questa paura e hanno fatto tempo sulla solidarietà, sulla fiducia tra di loro, che non è una cosa scontata per donne. In genere, insomma, il mondo patriarcale, la cultura patriarcale ci ha più insegnato a dividerci, ad essere rivali, che non a solidarizzare. Invece questa è una grande lezione di solidarietà. Quindi, senza arrivare agli estremi di Giulia Tofana, ovviamente, perché alla violenza non si può rispondere con la violenza, però con maggiore determinazione nel chiedere leggi più giuste, la punizione certa, no, dei delitti. Oggi abbiamo delle punizioni blande, blandissime, si invita sempre, per esempio, a denunciare gli stalker, a denunciare le minacce, ma poi vediamo tutti i giorni che le denunce finiscono nel vuoto, non hanno mai un seguito. Quindi credo che bisognerebbe far sentire la propria voce con forza, perché questo mondo che è ancora gestito da uomini, la legge è ancora in mano agli uomini e il Parlamento sono soprattutto uomini, che le leggi prendano atto che anche dal punto di vista punitivo bisogna fare qualcosa di più, bisogna mettere dei deterrenti forti. Certo, non è solo questa la risposta, poi c'è l'educazione che parte nelle scuole, nella formazione. In vari consigli europei era stato raccomandato, la parola ha un peso, raccomandato di inserire fra le materie scolastiche di affiancare l'educazione sessuale con l'educazione sentimentale, che ne dovrebbe far parte. Ma quando si parla di raccomandazioni, voi sapete bene che cadono nel vuoto. Addirittura l'Italia è un paese che non recepisce le direttive e poi, no, paghiamo le multe per questo.
Ma figuriamoci se riceviamo una raccomandazione, che non c'è niente di più blando. Quindi da parte delle donne maggiore coesione, maggiore unità e far sentire la propria voce, uscire dal proprio guscio, sapendo che la battaglia di una è la battaglia di tutte. Insomma, c'è gente che è morta, ci sono donne che sono morte, no? Per combattere, per avere il diritto al voto, il diritto al lavoro. Abbiamo rispetto, oggi abbiamo una serie di diritti acquisiti e pensiamo di averli avuti sempre, e no, dal 44 non votano. Quindi l'impegno è ogni volta che posso, di divulgare storie che possono far riflettere, e nello stesso tempo una partecipazione più attiva alla vita politica in senso ampio del termine, per far sentire veramente la nostra voce e invitare le donne a dividersi meno e a essere più unite per raggiungere un obiettivo. Anna Silvia Angelini, passiamo Grazie. dalla storia all'attualità. Tu hai scritto un manuale che si chiama La violenza declinata, pubblicato con Bertone Editore, e dove si parla di quello che succede, delle testimonianze di donne abusate che sono vittime di violenza, e però anche di modi per venirne fuori dal punto di vista psicologico, giuridico e tramite la difesa personale, che sembra essere un ingrediente indispensabile della ricetta completa. Qual è l'approccio pratico alla questione, secondo la tua esperienza? Allora, partendo da un libro, è un libro che ho scritto proprio in questa formula per arrivare ad ogni donna che ha ancora dei dubbi su come funziona un centro antiviolenza. Infatti è un manuale pratico dove la donna può confrontarsi e trovare le armi per difendersi, per tutelarsi. Rimanendo sul tema attuale, è normale, si vede, non è normale, ma si vede che ancora un cambiamento non c'è stato, non c'è. Cioè, sono stati fatti dei piccoli passi, sono state introdotte delle leggi nuove che però sono ferme sempre lì, cioè non c'è un'evoluzione ancora in atto che ci possa far dire abbiamo fatto quel piccolo scatto. Per poter dire, abbiamo fatto quel piccolo scatto per andare un po' avanti. Io ho iniziato questo percorso nel 2013. Nel 2013 ancora non è che si parlava molto del tema del femminicidio. Anzi, nella mia zona a Nettuno sono stata la prima a fare il primo convegno su questo tema. Però quello che ho notato è che dal 2013 ad oggi poche cose sono state fatte. Si lavora sulla comunicazione, però all'atto pratico, quello che serve alle donne che chiedono aiuto, non serve teoria, ma serve l'atto pratico. Cioè, bisogna essere pronti nel momento che una donna ti chiede aiuto, essere pronti per tutelarla. E purtroppo quel filo che dovrebbe tenere collegati tutti quei passi per poter aiutare questa donna fino alla fine, in determinati punti ancora si spezza. È come un filo che deve essere collegato: centro antiviolenza, casa rifugio, commissariati. In qualche punto ci sono degli intoppi ancora, cioè non ci siamo evoluti in quel senso. Quindi ogni volta che aiuti una donna, c'è sempre quel punto interrogativo, quella responsabilità forte di avere le armi giuste per aiutarla, perché anche oggi, tra ieri sera e oggi, ci sono stati due omicidi, e siamo al 25 novembre, quindi il 25 novembre non deve essere solo oggi, ma tutto l'anno. E bisogna fare quelle cose pratiche che ancora purtroppo non ci sono. Non c'è ancora una comunicazione netta tra istituzioni, centri antiviolenza. Tra di noi, io ho questo centro che dirigo dal 2013 a Nettuno, è difficile fare rete, tutti parlano di rete,
ma è di una difficoltà una, perché si fanno convegni, si parla di rete, ma poi ognuno se ne va a casa, si cura l'ufficiello suo, ma non si, non si mettono, cioè non si mettono quelle radici per poter fare questo cambiamento culturale. Purtroppo è ancora così. E il mio libro è una testimonianza del nostro centro. Io dal primo capitolo vado a ripercorrere l'inizio di una svolta, è l'inizio di quando parte questo progetto Uscita di Sicurezza. Andiamo ad affrontare quello che non funziona e andiamo a dare consigli al lettore che legge cosa può fare per fare qualche cambiamento. Poi affrontiamo il tema della difesa personale, perché il nostro sportello si avvale di professionisti di vari settori, dalla psicologia alla difesa personale, agli avvocati, tutti i professionisti del settore. Quindi cerchiamo di dare una prevenzione totale, noi come sportello, come associazione. Però purtroppo dall'altra parte non c'è quel riscontro che dovrebbe esserci a livello pratico. I commissariati nelle zone provinciali non sono ancora all'interno con una formazione ad hoc, cioè ancora ci sono, cioè devi essere fortunata a trovare il carabiniere giusto, il poliziotto giusto al momento giusto. Ma che no. È una questione soltanto logistica, di organizzazione interna ed esterna, o è una questione anche culturale? È anche culturale, come parlava anche il primo scrittore Maurizio, vedo il nome, purtroppo la violenza ha radici proprio nella storia, cioè se noi andiamo indietro, andiamo a leggere storie di omicidi di donne nella storia, troviamo già nell'antichità omicidi efferrati, cioè ci sono uomini, Otello, cioè, sono tantissime quelle figure che sono scritte nella storia che hanno, cioè il femminicidio c'è sempre stato. Prima di uscire questa parola per definire un omicidio che è l'omicidio di una donna, c'è sempre stato. Se calcoliamo, io nel libro vado anche a parlare del delitto d'onore. Se pensiamo che il delitto d'onore è stato abrogato nel 1981 non è così lontano. Questo che ci fa capire? Che culturalmente non siamo ancora pronti per quel cambiamento che ci dovrebbe essere. E io credo che si debba proprio partire con la prevenzione nelle scuole. Noi già abbiamo fatto questo passo, già siamo stati in tante scuole, continueremo, il 27 abbiamo anche un appuntamento con il mio libro con due istituti online, faremo questa cosa online perché purtroppo in questo momento non si può fare altrimenti. Però ecco, bisogna lavorare molto sull'educazione che secondo me non ne hanno bisogno solo i giovani, ma ne hanno bisogno tutti. Quindi finché non ci sarà questo cambiamento saremo sempre collegati con la storia, con le vecchie leggi, col patriarcato, col possesso, perché se non è, cioè io sul mio libro vado anche ad affrontare il tema del narcisista con una psicologa per capire il profilo del possibile uomo che possa essere un futuro carnefice, omicida. Sì, ok, però purtroppo a un certo punto è la donna che deve capire che è ingabbiata in una situazione tossica. Cioè, se io mi sposo oggi con un uomo, fra 10 anni questo uomo cambia. Io 10 anni prima come faccio a capire che questo uomo può diventare un possibile narcisista? Ci sono determinati punti però che a noi donne nel passaggio del tempo ci possono far capire che quella persona che abbiamo a fianco può diventare un possibile carnefice, alzare la voce,
non essere più presente in famiglia come era prima. Sono tante dinamiche, perché ogni storia è una storia a sé, non si può generalizzare sulla violenza. Poi determinati uomini hanno proprio una caratteristica che li accumula, che vediamo anche quando succedono questi femminicidi, quando dicono: ah, ma era una brava persona, era una bella famiglia. No, non è così. Non è così, perché noi nel nostro centro abbiamo un centro medio-alto, anzi, più si va su e più ci sono violenze forti. Ma stai dicendo che ci vorrebbe una specie di corso prematrimoniale per le donne, per imparare a riconoscere i segnali? Questi... Ci vuole prevenzione, imparare i ragazzi all'educazione sentimentale, a capire che nel momento che un ragazzo, un uomo, ti dà uno schiaffo, quello è già un segnale, un campanello d'allarme, non c'è niente da fare. I ragazzi di oggi... con il fatto della tecnologia è diventato tutto più tecnologico, quindi c'è meno comunicazione. Come posso dire, le emozioni che si possono avere a livello personale, no? Stando insieme con il cellulare diventa tutto più robotico, più è diverso l'approccio del sentimento, no? Infatti si sentono anche tante storie sul revenge porn, cioè i video che mentre si formano queste coppie sono fidanzati, magari per fiducia si scambiano anche video un po', o se quando litigano e si lasciano, il fidanzato che fa? Per dispetto manda sul web il video della ragazza. Siamo in un mondo ormai dove la violenza comunque ha preso il sopravvento in ogni tema, e purtroppo c'è un evolversi di questa violenza in ogni campo, e si può, io quello che penso io, solo con la prevenzione a tappeto, però non una prevenzione una tantum. Dovrebbe essere un qualcosa di fisso nelle scuole. È un discorso molto ampio, perché come ho detto prima, ogni storia a sé, ogni storia ha bisogno di un accompagnamento diverso dall'altra. Grazie. È un viaggio tortuoso. Grazie. Abbiamo parlato del comprendere il fenomeno, dell'organizzarsi il fenomeno e anche della cultura che c'è attorno e lo alimenta, ma del sentimento, di quello che bisognerebbe forse provare per poter comprendere, magari ecco in anticipo per prevenire oppure per condividere, che cosa possiamo dire del sentimento che c'è dietro a queste cose, che genera questi fenomeni e che ci può essere d'aiuto provare per capire cosa significa la sofferenza della vittima e come andare a prevenirla? Ma innanzitutto il problema è, come dicevo prima, è culturale. La violenza delle donne è praticata da persone che hanno una cultura maschilista, nel senso più retrogrado possibile, che nasce addirittura in seno proprio alla religione. Perché quando noi identifichiamo già nella Genesi identifichiamo come la donna che dovrà poi partorire nel dolore perché ha portato il primo uomo nella perdizione, cioè lì c'è una classificazione molto precisa. Quando nel basso medioevo e poi più in là nel Rinascimento il concetto di femmina come persona di minor fede doveva essere castigata e doveva essere costretta a subire una serie di cose, perché poi era il diavolo incarnato, era la seduttrice, era l'ammaliatrice, era la persona di cui bisognava assolutamente diffidare. Quindi noi dobbiamo riconoscere le radici culturali della violenza
per poi riuscire a intervenire, cercare di intervenire. Ma se non riconosciamo questa origine culturale che è profondissima, perché ho detto, secondo me addirittura arriva alla religione, non capiamo. Non capiamo l'Inquisizione, non capiamo le donne che sono state bruciate, non capiamo il mondo delle streghe, lo condanniamo. Anche io, e questo mi riferisco al discorso che faceva Adriana Assini, anche io nel mio libro racconto di una storia particolare di sorellanza, perché Marzia Basile incontra delle donne, una comunità di donne che l'aiuta a curarsi il corpo e a curarsi l'anima. Sono delle streghe, sono delle Janare qui da noi a Napoli. Ma quella sorellanza che tanto vantano oggi le donne moderne non ha nulla a che fare con quello che è della modernità, perché la sorellanza di oggi è soltanto un bluff. Alla fine noi sappiamo molto bene, le donne stesse ce lo raccontano, e ci raccontano che le donne sono sempre pronte, dopo il bella, 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 sono sempre pronte a tirarsi un coltello dietro la schiena. La sorellanza di un tempo era quella che era condivisa dalle donne e che rischiavano ogni giorno la vita, per cui dovevano mantenere il segreto, dovevano mantenere un certo tipo di atteggiamento, eccetera. Quella è una comunità di sorellanza. Oggi le sorelle fanno un po' ridere da questo punto di vista. E secondo me, se le donne non riescono a comprendere questo fenomeno della mancanza di solidarietà tra il mondo femminile, tra le donne stesse, che spesso è un bluff, non si riesce ad andare da nessuna parte. E il maschio poi alla fine, in questo, diciamo, in questa condizione degli ultimi decenni, no? Dagli anni 60 a oggi, in cui le donne hanno assunto un ruolo diverso, molte volte sbagliando, perché hanno preso il peggio degli uomini. Questo ha portato a mettersi, a far mettere l'uomo in un angolo. Del resto, secondo me, insomma, ecco, anche questa situazione di omosessualità che si è palesata negli ultimi anni così forte nasce anche da questo. E la mia non è una critica, è una osservazione all'argomento. Quindi, cosa fare? Io, per esempio, sto cercando di lavorare con questa storia recuperata con le università. Ho fatto già un incontro alla Federico II con la professoressa Romano, con 150 ragazzi, e domani ce l'ho a Sor Orsola Benincasa con altrettanti ragazzi, perché loro si confrontino con la storia e con il personaggio femminile. E voglio dirti un'ultima cosa, perché è un'esperienza importante che io sto facendo, o meglio che ho fatto, diciamo, prima del lockdown, perché in tutto questo disastro io posso ritenermi fortunato, perché il mio libro è uscito a luglio, per cui ho avuto una finestra per parlare con la gente, incontrare la gente, ho fatto tante presentazioni, oggi siamo tutti rinchiusi e siamo tutti fermi. Ma quando nelle presentazioni da me vengono decine di donne, perché sono attratte dal personaggio, per una questione di solidarietà, che quella c'è femminile, alla fine io dico, ma voi dovete portare i vostri uomini, perché questo libro è terapeutico per loro, perché voi sì, siete solidali, dovete leggerlo assolutamente e diventare, collegarvi, no, a questo personaggio straordinario che è Marzia Basile, ma dovete portare a leggere i vostri uomini, perché loro da queste violenze devono essere disturbati, perché se non sono disturbati è un problema. Ma questo poi possiamo fare un discorso anche molto più ampio sulla sessualità di oggi, che si vede oggi sui rapporti di coppia, però ci portiamo un po' troppo in là, e secondo me dobbiamo, ecco, per chiudere e tornare al discorso iniziale, bisogna rifondare la cultura. Rifondarla, capire quali sono le ragioni della violenza, che sì, d'accordo, sono sociologiche, tutto quello che vogliamo, sono degli habitat, ma non è neanche tanto vero, perché durante il periodo del lockdown, da marzo a aprile, le oltre 5.000 telefonate al numero di telefonico di emergenza per la violenza di genere, erano molte persone, diciamo, benestanti, di una classe sociale agiata, quindi
non è vero affatto che è un problema sociale, è un problema culturale. Grazie. Adriano Mazzini, si usa dire che la legge poi arriva quando è troppo tardi, che per quanto possa essere perfetta è sempre intempestiva, e allora parliamo di sorellanza, di comunità, di solidarietà, di organizzazione. Ma il tuo libro parla di violenza e della violenza come risposta. È possibile un'altra risposta che sia altrettanto efficace? Ma come dicevo prima, è un lavoro in sinergia, sono le forze politiche, la cultura, le persone che dovrebbero interagire e ognuno fare la propria parte. Ma è una strada tutta ancora in salita, perché purtroppo, non so, per esempio, Dio è maschio, no? È uno, è trino, ma declina sempre al maschile, e da qui si possono capire poi tante cose. Sono i sacerdoti che dicono messa, le donne fanno le perpetue ancora oggi. Quindi andare a scardinare certi tabù, certi stereotipi, non è assolutamente facile, perché sono tutti fortini. Allora, da una parte la religione, da una parte la cultura, da una parte il diritto. Bisogna lavorare su più fronti. E appunto, come dicevo prima, non bisogna mai abbassare la guardia, bisogna sempre stare sul posto e chiedere, ma chiedere non per favore, perché per favore non ci dà niente nessuno, anche le lotte sindacali del passato, non è che i lavoratori hanno ottenuto il riconoscimento dei loro diritti perché hanno chiesto per favore, hanno manifestato e hanno alzato la voce. E quindi anche noi dovremmo farlo. Poi c'è sempre quel percorso che è più lento, ma un po' arriva. C'è un dato interessante, un dato Istat. Noi siamo un paese, lo sappiamo, in cui si legge molto poco rispetto a altri paesi europei, ma i dati ci dicono anche che le donne leggono molto più degli uomini, e all'interno di questi dati che gli uomini leggono pochissimo i libri scritti da donne, perché hanno ancora il pregiudizio che le donne trattino temi rosa, no? A prescindere. E comunque non hanno le stesse capacità degli uomini. Quindi figuriamoci su quanti fronti bisogna lottare. Io attraverso i miei romanzi, perché questo su Giulia Tofana è uno, ma ne ho scritti diversi su altre figure femminili, e anch'io vado nelle scuole, vado nelle università, anche all'università all'estero, dove cerco di dare un piccolo contributo per la ricostruzione della storia delle donne. Perché? Perché anche questo è significativo. Noi pensiamo di non avercela poi una storia come donne, o di averla molto tarda. Perché? Ma perché la storia l'hanno sempre scritta gli uomini e le donne sono state tagliate fuori. Questo che cosa comporta? Una disistima da parte degli uomini, perché ci hanno sempre considerato come quelle che erano dedite alla cura della casa, al focolare e alla crescita dei figli. E loro potevano fare tutto il resto. Quindi già è questo, no? Considerarci creature di serie B. Ma le donne stesse hanno poca stima ancora oggi di se stesse, no? Perché se alla base non c'è la disistima, o comunque poca stima di sé, non si accetterebbero tutta una serie di angherie, di violenze da parte degli uomini già dall'inizio, prima di arrivare all'omicidio, no? Se si accetta è perché tutto sommato sotto sotto si pensa che si vale poco. Allora anche questo, anche ricostruire la storia della donna, che è interessantissima, cioè va soltanto riscoperta e va soltanto scritta, e molte donne lo stanno facendo per fortuna, e quindi si scoprono personaggi interessantissimi che hanno dato un contributo grande alla storia dell'umanità e che sono sparite dai libri di scuola. Sui manuali scolastici ancora oggi, 2020, non troviamo le figure femminili di rilievo,
ma troviamo sempre i soliti, no? Giulio Cesare, a seconda della materia, da Giulio Cesare, Palete, Carlo Magno. Benissimo, ma Ipazia dove sta? Perché 20 anni fa è uscito il film di un regista spagnolo, nessuno, io, insomma, gente scolarizzata, nessuno conosceva Ipazia, se non il circolo, no, il cenacolo, ristretto di intellettuali. Non la conoscono perché se sui libri di scuola non viene nominata una persona, un personaggio, non esiste. Questa è una cosa tremenda, no? Se non sei nominato, non esisti. E andare a scalfire questi scogli non è facile assolutamente. Le femministe del Movimento di Liberazione delle Donne negli anni 70 fece un grande lavoro proprio con le scuole per cercare di introdurre nei manuali scolastici la parità di genere. Ottennero dei risultati, senz'altro, ma poi bisogna stare sempre sul pezzo, non bisogna mai abbandonare la presa, perché come ti distrai un po', il potere ritorna come il cane che torna al suo vento, no? E quindi ancora oggi, parlando con gli insegnanti, parlando con la gente della scuola, lamentano il fatto che anche l'insegnante più democratico e più aperto, che vuole parlare delle donne, lo fa senza il supporto del manuale scolastico, perché lì non figurano. E cosa succede? Che i bambini, le bambine e i bambini si ritrovano, i maschi che una storia ce l'hanno con tutti i loro personaggi importanti, e le donne no, hanno una serie di sante e di martiri. Questo già crea una differenza, questo già va a contribuire appunto a quella scarsa considerazione da parte dei maschi, ma purtroppo anche da parte delle bambine verso se stesse, che invece bisogna dare tutta una ampia gamma di prospettive. Vuoi fare l'aviatrice, fai l'aviatrice, ma se tu non vedi esempi, non trovi esempio, non si parla di questo, non ti verrà in mente, perché ti propongono ancora le Barbie con la Barbie incinta, la Barbie che cresce il bebè, e quindi tu sei quella, la custode per natura e per vocazione, la custode della casa e della famiglia. Non c'è nessuna vocazione, non c'è nessuna natura. Siamo il prodotto di quello che ci insegnano, delle opportunità che ci danno. Se prendiamo bambini e bambine e li educhiamo senza steccati, senza differenze di genere, ognuno può giocare con quello che vuole, la bambina col carro armato, il bambino con la bambola, vedremo che questo lo fanno già nelle società un po' più evolute del nord Europa, vedremo che certi steccati cadono da soli. E noi invece stiamo in un paese ancora bigotto e conservatore e che nulla si tocca, e di conseguenza siamo sempre al punto di partenza, perché sono cose che vengono da lontano e quindi ci sono questi pregiudizi granitici. Se poi non si fa molto per cercare di aprirsi un varco, la storia tra 50 anni potremmo ritrovarci non altri a parlare delle stesse tematiche senza aver fatto grossi passi in avanti. Quindi anche la storia delle donne, ricostruirla è un impegno e serve. Grazie. Anna Silvia, siamo in chiusura. Qualche consiglio pratico, immediato da poter dare alle donne per fare in modo che siano motrici della prevenzione? Come fare in modo da non da accorgersi subito del problema che c'è? Qualche consiglio da dare ai loro compagni, qualche cosa che possono fare subito, di concreto, di pratico, di veloce. Il consiglio che posso dare alle donne, siccome si trovano in un momento di pericolo, di rivolgersi alle forze, cioè se si trovano in un'emergenza, in pericolo di vita, di rivolgersi alle forze dell'ordine. E prima?
prima del pericolo, quando è troppo tardi? Prima, quello è il momento cruciale. Nel momento che la donna pensa di essere all'interno di una relazione tossica, perché io non le faccio così stupide queste donne, io credo che ci sia quell'input che ti accorgi che qualcosa nella coppia non funziona. Forse sottovalutiamo, sì. Diamo un po' troppo per scontato che non succeda mai a noi, questo sì. Dal rapporto che io ho, quando le donne vengono da noi, ci raccontano le loro storie, si percepisce questo. Come quella donna, è successo anche da noi una storia di un paio d'anni fa, una donna ci disse, dopo che aveva denunciato, dopo che era stata portata in una casa rifugio, dopo che era stata al pronto soccorso con l'occhio nero, con i lividi e tutto il resto, ci disse, però io torno a casa perché tanto lui quando non beve è un bravo padre. Purtroppo lì è difficile entrare. In questo schema che la donna si fa nella sua testa, è difficile aiutarla anche da parte nostra, perché molte volte scompaiono. Poi, mettiamoci pure che tante donne che denunciano, tanti omicidi che ci sono stati, erano stati già denunciati dalle donne, questi uomini, io penso che ci voglia un po' da parte di tutti di lavorare di più sulla formazione, anche da parte delle forze dell'ordine, riuscire a non sottovalutare il pericolo. Perché se un carabiniere mi dice ad una donna che chiede aiuto, ma no dai, torna a casa, perché se è solo un semplice litigio, vuol dire che stiamo ancora molto indietro, pure queste cose succedono ancora, ma succedono nella realtà di adesso. Grazie. Non è facile, non è un percorso facile. Grazie. Ultimissima domanda, Maurizio. Questa è una domanda che faccio proprio per me. In misura il tuo Marzia Basile è un libro noir, con aspetti noir, in che misura il noir, con tutti questi omicidi, spesso di donne o su donne, sono, come dire, aggravano il problema invece di aiutarlo? Ma... Sicuramente è un romanzo storico con sfondi noir, con sfondi thriller, anche per il tipo di scrittura accelerata che io ho usato. Marzia commette un viricidio, questo le torna dietro molto pesantemente, anche perché il viricidio di Marzia è un atto estremo che lei compie per difendersi, per tutelarsi, perché alza la testa, dobbiamo dire, anche se poi tra le righe si può anche leggere un rapporto comunque, come diceva l'Angelini, tossico, perché c'è comunque un amore malato in qualche modo, c'è sempre un aspetto delicatissimo da sondare e che non diventi chiaramente un alibi tra vittima e carnefice. Alla fine il marito che lei per un gesto disperato alla fine uccide e poi lì comincia un altro percorso di Marzia Basile è lo strumento perché lei diventi anche realmente donna, un po' come nelle fiabe di Giovan Battista Basile, a questo punto, che è soltanto un omonimo, anche se assolutamente coevo, di Marzia. Nelle fiabe di Giovan Battista Basile c'è per esempio Petrosinella che deve uccidere l'orco per liberarsi dalla torre, quindi è una chiave, un grimaldello che va usato per uscirne fuori. Il noir è un aspetto sempre molto forte, la letteratura adora il noir, è una cosa che i lettori adorano il noir, è una cosa che non amano tanto i critici in generale, ma questa è una vecchia storia. Ho fatto ultimamente una prefazione per un libro appena riuscito di Edgar Wallace, uno dei
grandi, no? Dei più grandi autori di gialli, di horror, morto sulla sceneggiatura di King Kong, per capirci, insomma, quindi un personaggio di altissimo livello, e lui era criticatissimo da un giornalismo molto saccente e molto poco accondiscendente, ma del resto faceva così anche con Conan Doyle e anche con Agatha Christie. Noi che parliamo anche di gialli, anche se sono gialli storici, qua ovviamente c'è un giallo e che c'è un processo per quanto riguarda Marzia Basile, scontiamo ovviamente questo atteggiamento un po' da podio, che non si capisce perché, anche perché si parla di letteratura, che è un termine così ampio che alla fine non significa niente. Grazie Maurizio Ponticello, grazie Anna Silvia Angelini e grazie Adriana Assini per essere stati con noi. Grazie a tutti gli amici che ci hanno seguito e buon 25 novembre a tutti. Grazie. Grazie Paolo, grazie a tutti voi e grazie agli ascoltatori che ci hanno seguito fin qui. Grazie a tutti. Grazie.